Eccomi qui, ancora on the road. Davanti a me la strada sembra infinita. Il cielo, il mare, la montagna, la libertà. È come se le ruote percorressero direttamente le strade della mia anima, alla continua ricerca di luoghi a me ancora sconosciuti. Nei pugni stretti sul manubrio sento pulsare il cuore dell'universo, e mentre macino chilometri sono consapevole che la mia vita è in continua evoluzione e che al mio ritorno non sarò più lo stesso. Mi chiamo Cosimo, ho 48 anni e amo viaggiare in moto insieme alla mia fedele compagna di avventure, Zita. Dal 2017 è entrata a far parte della mia vita e da allora tutto è cambiato in meglio. Insieme abbiamo percorso più di 30.000 km tra l'Italia e l'Europa con il nostro motto "Il mio cane viaggia con me", per sensibilizzare l'opinione pubblica sul gravoso tema dell'abbandono cani. Il primo lungo viaggio arriva nel 2019. I grandi laghi del nord Italia, la Val di Susa, le maestose Dolomiti, fino ad arrivare nei Balcani. In questo nostro primo viaggio abbiamo imparato a conoscerci meglio, ad adattarci l'uno alle esigenze dell'altra. All'inizio non è stato facile. Ma ho capito sin da subito che portare Zita con me era la cosa giusta da fare. Ovunque ci fermavamo, tutti ci guardavano incuriositi e rimanevano affascinati da questa strana coppia di viaggiatori. Eravamo felici di questa nostra nuova vita, sì, ma non avevamo previsto il Covid. Durante il lockdown ho deciso di scrivere il mio primo libro, Storie di viaggi a 6 zampe e 2 ruote, in cui ho raccontato le nostre avventure nei Balcani. Contemporaneamente fantasticavo su nuovi luoghi da visitare e finalmente ad agosto 2020 possiamo partire. La penisola iberica ci aspetta, la Spagna, il Portogallo ed i tanto desiderati Pirenei. Un viaggio straordinario durato un mese circa, macchiato però dai tanti divieti per i nostri amici a quattro zampe. Dopo alcuni mesi dal nostro rientro purtroppo Zita ha avuto un infortunio importante. Grazie alla rete di contatti, amici e followers, sono riuscito a fare fronte all'oneroso intervento chirurgico che gli ha permesso di ritornare a correre felice. Finita la convalescenza e la fisioterapia, a distanza di pochi mesi, un altro evento negativo ha cambiato per sempre la mia vita. Mio padre, da tempo malato e residente all'estero, viene a mancare. Non dimenticherò mai l'incontro tra Zita e mio padre. Nonostante tutto, a settembre 2021 ho deciso di realizzare il tour solidale Italia e contemporaneamente ho iniziato a lavorare al mio secondo diario di viaggio, Iberica Tour, pubblicato a dicembre 2021. È stato bello vedere quante persone hanno sposato la nostra causa accogliendoci con il loro affetto. Durante il nostro viaggio anche i media hanno parlato di noi e del nostro progetto. All'inizio del 2022 siamo stati ospitati al Salone Internazionale della Moto, EICMA, e alle varie quattro zampe in fiera. Ma la nostra avventura non finisce qui. Non resta che continuare a viaggiare. Non resta che continuare a sognare.